Sino al 16 agosto al Museo Archeologico Nazionale di Capocolonna si potrà visitare Axioma, la mostra di pittura e scultura di Andrea Valleri. Axioma pone un ponte bidirezionale tra cultura scientifica e cultura umanistica, porta il visitatore a riconnettersi con la matrice storica unitaria da cui provengono le differenze. Andrea Valleri ha scelto il Museo di Capocolonna perché è il naturale percorso di tre sue precedenti mostre negli anni 22 e 23 nell'isola di Samos in Grecia, l'isola dove nacque e visse inizialmente Pitagora. L'artista è un autentico esponente del linguaggio della pop art. Penso che il pensiero del passato, particolarmente il pensiero greco, ci abbia dato le strutture fondamentali della realtà. Quello che noi possiamo pensare lo possiamo pensare proprio in relazione a quei modelli. Quindi chi non ha passato non ha futuro, questo è il senso di questa mostra, ma non in maniera così ideologica per fare una semplice agiografia di quello che è stato, ma proprio per mettere a confronto, quasi brutalmente a volte, quelle che sono le principali caratteristiche delle forme di pensiero del passato con la nostra contemporaneità. Le opere di pittura offrono al pubblico occasioni per reinterpretare in modo sempre originale e sempre nuovo i frammenti del passato. Le opere di scultura, nel richiamare i miti antichi, permettono anche allo spettatore di avere conoscenza dei materiali della loro composizione, svelano autenticamente il messaggio che il senso della realtà è la stessa critica del presente. Axioma è una parola che sia in italiano che in greco ha lo stesso senso, cioè è il postulato, è qualcosa che accettiamo come valore e non lo mettiamo per discuterlo. Secondo me le cose da mettere in evidenza per questa mostra sono due. Da una parte il richiamo forte con il mito, e il mito ci spiega una cosa, che tutto quello che è già successo e tutto quello che accadrà in futuro è già raccontato. E quindi in pratica conoscere queste figure e rapportarsi con questo mondo ci prepara anche ad affrontare la vita in una maniera molto più completa, proprio perché sappiamo quello che è già successo e anche le cose che in un certo senso ci possiamo aspettare. Quindi questo ci trasferisce una serenità, secondo me, incredibile. L'altra cosa bella è che in fondo queste espressioni artistiche di Andrea Valleri sono veramente come una forma di preghiera. Nel senso che attraverso queste opere è come se lui si fosse un po' messo in ginocchio di fronte a queste divinità, non per cogliere una benedizione, ma per comprenderle meglio, cioè per porsi in un livello di umanità molto profonda e capire, mettersi nella condizione dell'attesa. E l'arte ci risponde, noi attraverso l'arte riceviamo dei segnali che effettivamente ci permettono poi di comprendere meglio molte cose, e la cosa più importante qual è? È relazionare la nostra vita a quella degli altri lungo un percorso che comunque sia di bellezza e di serenità.